Sulla spiaggia di Silvi abbiamo un campione mondiale di nuoto che in una settimana molto particolare è riuscito a trovarsi qua, Massimiliano Rosolino, in vacanza durante l'emergenza liquami in mare. Vabbè, che vi devo dire? È inutile scappare, quotidianamente siamo a contatto con delle schifezze che neanche conosciamo l'entità. Il fatto che già ci abbiano, diciamo, resi partecipi di un'emergenza è già un passo in avanti. Ovvio, noi preventivamente oggi il bagnetto non lo facciamo fare ai nostri cuccioli, però voglio dire, ieri l'abbiamo fatto, domani lo rifaremo di nuovo, perciò tutti quanti felici e contenti. Un campione di nuoto sceglie l'Abruzzo come prima volta oppure non è nuovo? No, oggi non è la prima volta, però già a fine luglio è venuta la mia compagna, si è trovata bene, siamo tornati qua. Io poi ho una casetta in Abruzzo vicino sul Mona, a Roccapia, così pubblicizziamo questo paesino piccolino. E ho fatto così, casa e potega, perciò abbiamo fatto un po' di montagna, un po' di mare e viva l'Abruzzo. Progetti lavorativi? Ce ne sono, a settembre un paio di cose carine ce ne stanno. Natalia riprende a fare Ballando con le Stelle, io un'altra cosa carina. E poi tra bimbi, pannolini, non ci mangiamo mancare nulla. E poi un saluto per TV6. TV6? Un bacione.